Ciao, buongiorno a tutti. Siamo qui per, diciamo, per la partenza, perché oggi è una data storica. Dovremmo ricevere a momenti l'ok dalla federazione per il nostro impianto e dovremmo, se tutto è a posto, sabato con la Triestina contro questo, diciamo, questa mega squadra di Serie C che andremo ad affrontare e a giocheremo ad Arzignano nel nostro stadio che l'abbiamo rimesso a nuovo, che sarà un bel vedere per tutti, in particolare se facciamo qualche notturna, sono convinto. Siamo riusciti in tempi, diciamo, stratosferici a riqualificare questo territorio, questo impianto. E diciamo, sono contento perché anche tipo la videosorveglianza, dove che è tutto mezza cittadina dello sport è sotto protezione, che è un vantaggio anche per il comune, e di essere arrivati a questo, diciamo, a questo traguardo nei tempi giusti è stato veramente un'impresa incredibile. E di questo volevo in primis ringraziare Matteo, che è stato l'artefice di tutto questo. E insieme con Alessia e l'assessore Lovato, che c'è stato un team sempre positivo, collaborativo, e questo ha portato a questo grande risultato. Per noi è estremamente un orgoglio poter dire di aver posto le basi affinché la Serie C venga ad Arzignano. Io sono arrivato in questa società con l'approdo della stessa all'interno del mondo del professionismo. Abbiamo fatto la nostra prima stagione nei professionisti a Vicenza, è stato una stagione molto complicata, molto particolare anche derivante dall'interruzione del Covid. Al termine di quella stagione, c'era una linea di biforcazione, potevamo tornare a fare i dilettanti in modo estremamente importante, in modo anche, estremamente serio, come è sempre stato fatto, come potevamo, costruire un progetto all'interno del quale, la componente tecnica andasse in parallelo con la componente societaria e infrastrutturale. Ci siamo riuniti con il consiglio d'amministrazione che è composto da persone con cui abbiamo un rapporto straordinario e che hanno anche una lungimiranza strategica incredibile e si è valutato di voler provare a fare qualcosa di incredibile, ovvero di tornare nel professionismo e riportare il professionismo all'interno della città di Arzignano. A distanza di 3 anni stiamo realizzando questo traguardo ed è qualcosa di incredibile, quindi ne approfitto ovviamente per ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha seguito all'interno del percorso, ci ha dato una grossa mano anche in termini di risorse, gli imprenditori che ci danno sempre una grandissima mano, sia nell'arco della stagione per ciò che concerne la gestione ordinaria, sia ovviamente in questo progetto straordinario dello stadio, dove, inutile dirlo, il Presidente è stato capofila anche dal punto di vista della sostenibilità economica e finanziaria del progetto. Quindi è stato veramente un qualcosa di incredibile. Ora è arrivato l'ok della Commissione di Vigilanza e, come giustamente ha anticipato il Presidente, attendiamo ora l'ok da parte della Federazione per poter disputare la prima storica gara professionistica nel nostro stadio Tommaso Dalmolin. Ne approfitto anche per dire a tutti i nostri sostenitori e supporter che questo ci dà modo di poter iniziare finalmente, dopo una lunga attesa, la sottoscrizione della campagna abbonamenti e quindi da domani finalmente saremo operativi anche in tal senso e vi aspettiamo numerosi per poter riaccogliervi a braccia aperte all'interno delle mura amiche dello Stadio Dal Molin. Oggi è un momento storico per la nostra città, o meglio per lo sport di Arzignano. Oggi vediamo i risultati di una convenzione che è stata sottoscritta il 1 aprile del 2022 tra il Comune di Arzignano e la società Arzignano Valcampo. Una convenzione che prevedeva dei lavori per l'adeguamento, l'ammodernamento e l'omologazione per la Serie C che sta appunto arrivando dello stadio Dal Molin. Questo permette davvero ad Arzignano di entrare nel grande campo
balzo e certamente darà lustro alla nostra città e sarà anche davvero un momento di divertimento, soprattutto in particolar modo per i tifosi della nostra città. Auguro quindi ad Arzignano un in bocca al lupo per la nuova stagione che sta affrontando e ringrazio naturalmente la società, in primis il presidente Lino Chiles e poi il direttore generale Matteo Togni per questi lavori che sono stati effettuati appunto dalla società stessa in tempi davvero record, ma che hanno portato davvero oggi ad avere uno stadio moderno, molto più funzionale, a disposizione non solo dell'Arzignano Valcampo ma anche di altre società che appunto, come ad esempio cito l'Atletica di Arzignano. Quindi davvero un'opera rinnovata, riqualificata per lo sport di Arzignano. Beh, io direi, inizierei dicendo ci siamo riusciti. Quindi lasciatemi il gioco di parole, ci siamo riusciti perché dopo un lungo lavoro siamo riusciti ad avere una convenzione, quindi una collaborazione tra l'amministrazione di Arzignano e la società Arzignano Valcampo. Questo primo passo ha permesso che potessimo intraprendere i lavori, sempre assieme alla società, i lavori di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento dello stadio Dal Molin per poter disputare le gare casalinghe ad Arzignano. E quindi ci siamo riusciti perché l'Arzignano è stato promosso in Serie C, ha fatto il suo dovere e noi come amministrazione assieme alla società abbiamo fatto il nostro dovere e abbiamo dato lo stadio in tempi record, perché nel giro di pochissimi mesi si è riusciti a fare tutti i lavori, manca veramente solo l'ufficializzazione, ma finalmente con orgoglio posso dire che l'Arzignano giocherà al Dal Molin la Serie C per la gioia di tutti gli arzignanesi, ma di tutti direi gli amanti dello sport in generale. È stato un orgoglio per me, per il sindaco, per l'amministrazione e per la società. Quindi concludo dicendo ci siamo riusciti.